Cari amiche e cari amici, buongiorno. Sono Roberto Marini di Promastore. Oggi sono in compagnia di Carolina nel nostro studio. Oggi vi voglio mostrare tre trucchi per far scomparire lo sfondo. Questo perché abbiamo realizzato qualche anno fa un video che ha avuto veramente molto successo. Ci avete fatto tantissime domande e che ci ha fatto pensare che vi è rimasta qualche perplessità su come lo abbiamo realizzato. Per cui ecco che andiamo a svelarvi i nostri trucchi, o meglio, quelle che sono le leggi che governano semplicemente la luce, per vedere di implementare questa soluzione in maniera veramente molto facile, con qualsiasi tipologia di illuminatore utilizzate, chiaramente. Ovvio che se utilizzate i nostri prodotti noi siamo molto più contenti e soprattutto vi daranno senz'altro un risultato ottimale. Ma partiamo con la prima soluzione. Nel primo video che abbiamo realizzato, Facciamo scomparire lo sfondo, utilizzavamo un setup luci molto simile a questo. Avevamo un monotorcia, un ombrello traslucido e la nostra modella all'interno di un'abitazione. Noi qua adesso abbiamo simulato quello che è il contesto di un'abitazione in modo tale da creare più che altro uno sfondo. Siamo nello studio, che comunque è uno studio abbastanza luminoso, quindi porta luce. Iniziamo col dire questo, che nel momento in cui lavoro con il flash, io posso sfruttare quelli che sono i tempi di sincronismo della mia macchina rapportati al flash, in modo tale da avere il tempo di sincronismo più rapido, ammesso dalla mia fotocamera, per sincronizzare con il flash, in modo tale da tagliare, almeno con il tempo, il più possibile la componente della luce ambiente. Allora, in questo caso, per esempio, io scatterò a un 200esimo di secondo. Ovviamente anche il diaframma è un elemento che controlla la quantità di luce che arriva sul sensore. Di conseguenza, se vado a scegliere una coppia tempi diaframmi adeguata, in modo tale da tagliare il più possibile quella che è la luce ambiente, io sono facilitato. Quindi la prima cosa che faccio qual è? Spengo il mio trasmettitore radio, decido di lavorare per esempio a F8, sto lavorando su una figura, voglio avere comunque un po' di nitidezza, e vediamo che cosa accade con un 200esimo di secondo ad F8. Carolina, facciamo il primo scatto. Ok Carolina, perfetto, adesso faccio un'inquadratura un pochettino ampia, in modo da prendere anche un po' dello sfondo. Un 200esimo F8, ISO 100, scatto. E, beh, voglio mostrartela. Oh, come vedete, no, tranquilli, non vi si è rotto il monitor, è uno scatto nero. E certo, perché a un 200esimo a F8 non si vede niente di quella che è la luce ambiente. Per cui la luce che inseriremo sul set sarà esclusivamente quella del nostro flash. Con questo scatto abbiamo la prova che con questa coppia tempi diaframmi abbinata ai 100 ISO, che è la sensibilità nativa di questa macchina, io non ho influenza della luce ambiente, per cui la luce che arriverà su Carolina sarà soltanto la luce del mio flash. Quindi accendiamo il flash e iniziamo a scattare. Benissimo. Sfrutto un Indra 500 TTL versione 2 che con il sistema Odin Z ha la funzione auto metering. La sfrutto per leggere quella che è l'esposizione sul volto di Carolina in modo tale da dosare la potenza del flash in maniera automatica. Ok, primo scatto in auto metering, quindi zoom sul volto in modo tale da avere la lettura. Perfetto, il flash mi ha dosato la quantità di luce in maniera corretta. Adesso faccio i miei scatti. Ok, benissimo, Carolina, perfetto, ottimo, molto bene, facciamo anche una figura un pochettino più ampia, oh, benissimo così, ma adesso facciamo vedere ai nostri amici che cosa è successo. Ecco qua Carolina, perfetto, esposizione corretta, tu sei venuto benissimo e stiamo leggendo perfettamente anche il fondo. Sì, è un pochettino scuro, però comunque lo stiamo leggendo. Questo è quello che capitava a molti dei nostri amici che ci hanno chiesto ma come caspita siete riusciti a far sparire lo sfondo? Benissimo, abbiamo applicato una legge della fisica che è l'unica legge che in fotografia bisogna conoscere, che è quella dell'inverso del quadrato della distanza. Cioè che cosa accade? Il nostro flash praticamente si trova ad una distanza di Carolina che praticamente è uguale, se vogliamo, alla distanza che c'è tra il fondo e Carolina. Di conseguenza abbiamo una caduta di luce abbastanza contenuta, sono grosso modo 2-3 diaframmi, quindi il flash fa in tempo, la luce del flash fa in tempo ad illuminare sì Carolina che il fondo. Noi possiamo sfruttare questa legge alla rovescia. Che cosa farò? Avvicino il flash molto a Carolina in modo tale che la quantità di luce sul suo volto sia decisamente più alta rispetto a quella che arriverà sul fondo.
cioè che cosa faccio? Aumento il divario tra punto luce, soggetto, soggetto e sfondo. In questo modo la caduta di luce sullo sfondo sarà decisamente più alta e, se sono abbastanza accorto nel posizionamento del mio punto luce, riesco a scurire tantissimo lo sfondo e, se sono anche abbastanza bravo e fortunato, magari a farlo sparire completamente. Proviamoci. Perfetto, ho cambiato il mio setup luci. Adesso l'ombrello è veramente molto vicino al volto di Carolina. Sono un po' avanzato rispetto a Carolina in modo tale da avere più luce che arrivi sul volto. Sto utilizzando un ombrello traslucido, che comunque è un oggetto abbastanza insidioso, in quanto distribuisce la luce in maniera abbastanza ampia sul mio set. Farò quindi ancora uno scatto in auto metering per determinare l'esposizione e vediamo che cosa accade. Ok, inquadro il volto, zoom sul volto, l'auto metering fa la lettura e adesso passo in manuale e scatto. Benissimo, vediamo di far entrare un pochettino di fondo. Molto bene, vediamo che cosa è accaduto. Oh, molto meglio, il fondo diventa decisamente più scuro, però non è scomparso completamente. Questo perché comunque, dicevo, l'ombrello è veramente molto ampia come distribuzione di luce, quindi riusciamo a leggere la nostra finta tappezzeria, riusciamo a leggere eventualmente anche gli elementi chiari che ci sono sul set, come questo mobiletto bianco. Questo perché comunque siamo ancora molto vicini allo sfondo. Quindi il trucco qual è? Allontaniamoci chiaramente di più da quello che è lo sfondo. In questo modo la luce raggiungerà lo sfondo più a fatica e di conseguenza sarà ancora più scuro. Facciamo ancora questa prova. Perfetto, ho quindi chiesto a Carolina di avanzare di un paio di metri, ho spostato chiaramente anche il mio punto luce di un paio di metri. Che cosa è cambiato? Non è cambiata la distanza dal mio flash a Carolina, quindi anche la potenza e l'impostazione dell'esposizione sarà assolutamente identica. Quella che è cambiata è la distanza che ho tra il mio punto luce e lo sfondo, quindi di sicuro avrò perso qualche stop di luce sullo sfondo. Vediamo se è vero. Ok, perfetto, facciamo un pochettino più ampia, benissimo, vediamo anche questi scatti, qua adesso direi che ci siamo quasi, sì, forse sul display intravedo ancora leggermente qualche cosa, ma mi basta agire magari con una curva di livello per far sparire, siamo veramente su letture molto molto basse di quello che è lo sfondo e quindi abbiamo imparato che cosa vuol dire l'inverso del quadrato della distanza, quindi sfruttare la distanza del punto luce rispetto a quella che è lo sfondo. Ma se non posso allontanarmi dallo sfondo, quali altre soluzioni ci sono? Vediamo adesso la soluzione numero 2. Beh, la seconda strategia è un pochettino un trucco. Abbiamo capito che l'ombrello ci sposta chiaramente tanta luce in giro, quindi ci distribuisce tanta luce in giro. Di conseguenza cosa sto facendo adesso? Sto utilizzando il punto luce così com'è, quindi l'indra con la sua parabolina, e davanti ho montato una griglia. Chiaramente lo schema luce è completamente diverso, in questo caso lavorerò su un contrasto molto accentuato sul volto di Carolina, quindi l'ho posizionato in modo tale da avere una luce loop light come configurazione, o posso spostarlo più frontalmente per costruire eventualmente una luce paramount. In questo caso la griglia che cosa farà? Farà un fascio di luce molto collimato, molto preciso e di conseguenza sono sicuro che non andrà più luce sullo sfondo. Quindi se ho uno sfondo gradevole e voglio realizzare comunque un ritratto comunque con dei toni molto, molto particolari, molto cinematografici, questa è una soluzione che senz'altro funziona, quindi anche in ambienti molto molto piccoli. Per cui proviamo a realizzare qualche scatto in questo modo e vediamo che cosa otteniamo. Molto bene, ho già fatto la lettura in precedenza con l'auto metering per capire quelle che sono le potenze in gioco. Ecco, Carolina gira leggermente il volto di qua, benissimo. Ok, così andiamo a raccogliere un pochettino più di luce sul volto. Apro anche un po' l'inquadratura per controllare che effettivamente sul fondo io vada a nero. Vediamo questi scatti?
Eccoci qua. Beh, qua abbiamo realizzato diciamo, una luce Rembrandt, loop light, quindi senz'altro una luce molto teatrale. Lo sfondo è inevitabilmente nero, proprio perché la griglia ha collimato soltanto sul tuo volto quella che è la luce. E in effetti, anche quando ho aperto l'inquadratura, scompare praticamente lo sfondo. Quindi questo mi sta dicendo che la luce che stiamo vedendo sul tuo volto è quella unicamente del nostro flash con la griglia. Però se volessi realizzare una luce un pochettino più morbida, stando comunque vicino ad uno sfondo, quali altre soluzioni ho? Ce ne sono diverse. Vediamo la terza soluzione. In quest'ultimo setup luci, che cosa sto facendo? Sto utilizzando un softbox. Beh, innanzitutto un softbox molto particolare, lo vediamo dal profilo, è un softbox deep. Stiamo utilizzando in particolare il Fottix Raja Deep, quindi un softbox ad apertura rapida, con diametro di 60 cm, con all'interno un telo diffusore, ma ho aggiunto anche la griglia, perché comunque le griglie esistono anche per i softbox. Allora, il softbox deep già mi aiuta a conferire direzionalità della luce, per cui guardiamo come l'ho posizionato. In questo caso il fascio luminoso viaggia in questa direzione, per cui comunque non mi sta andando sullo sfondo. È inevitabile comunque che se non utilizzo la griglia, in ogni caso un po' di luce vada sullo sfondo, perché il telo diffusore comunque mi scompatta in qualche modo i raggi luminosi e quindi non proseguono più in linea diretta, ma vengono aperti. Montando la griglia invece io aiuto ulteriormente la sagoma del mio softbox deep e conferisco maggiore direzionalità alla luce. Quindi ancora una volta sarà uno schema luce senz'altro contrastato, ma mi consente di lavorare in maniera senz'altro più morbida come luce sul soggetto, facendo scomparire eventualmente uno sfondo sgradevole. Vediamo come funziona. Perfetto, facciamo i nostri scatti. Allora, siamo ancora una volta in una posizione luce che dovrebbe darci un Rembrandt, quindi il classico triangolino sotto l'occhio più lontano dalla mia sorgente luminosa. Tengo anche l'inquadratura un pochettino ampia perché voglio controllare che cosa accade sullo sfondo. Ok, perfetto, va bene. I parametri di scatto sono rimasti comunque quelli che ho utilizzato già nel primo setup luci, quindi 1/200 f8. Lavoriamo pure sulla figura intera, che può essere interessante andare a vedere che cosa accade. Perfetto. Molto bene, vediamo i nostri scatti. Questa volta il softbox ci ha consentito di acquisire morbidezza, sempre uno schema luce direzionale con un solo punto luce, quindi comunque ci sono dei contrasti, abbiamo uno schema luce molto vicino al Rembrandt, non è assolutamente andata luce sullo sfondo, quindi il softbox e la griglia hanno fatto chiaramente il loro lavoro. Ancora una volta io ho avuto l'accortezza di tenere comunque il softbox abbastanza vicino al volto di Carolina, in modo tale da aumentare quello che è il divario, distanza, punto luce, soggetto, soggetto, sfondo. Spero con questo di aver dipanato tutti quanti i dubbi che si erano creati nel primo video e sono sicuro che questa volta, se provate ad implementare questi schemi luce, ci riuscirete senz'altro. E con questo è tutto. Io e Carolina vi salutiamo, vi ricordo che gli illuminatori, i softbox e gli accessori che abbiamo utilizzato sono tutti disponibili su www.apromastore.eu. Se avete ancora dubbi, non mancate di indicarli qua sotto nei commenti e senz'altro cercheremo di dipanarli ancora. Un saluto ancora, ciao!